Vi siete mai chiesti perché preferiamo lo squattrinato paperino all'oculato topolino? Perché facciamo il tifo per il genio sfortunato all'Antonio Meucci piuttosto che per il brillante ricco imprenditore come Guglielmo Marconi? Perché per noi è così difficile parlare di soldi? In questo podcast vi porto dietro le quinte delle più grandi innovazioni della storia per scoprire come ricerche scientifiche originali e invenzioni geniali, grazie al supporto del capitale, hanno creato un mix straordinario, innovazioni che hanno cambiato il mondo. Io sono Massimo Temporelli e questa è Invenzione Capitale, storie, divisioni e successi. Relazione esiste tra ricerca, invenzione e capitale? Che peso e che ruolo hanno avuto il sostegno economico per alcune delle menti italiane più brillanti? Perché, diciamolo una volta per tutte, essere bravi ricercatori o brave ricercatrici non basta. Per trasformare le idee in realtà si deve avere a che fare con i soldi e con qualcuno che ci crede davvero. È in quel momento, quando innovazione e capitale si incontrano, che si costruisce una delle dinamiche più complesse, ma allo stesso tempo più affascinanti, nella storia dello sviluppo della nostra società. Lo è stato per Guglielmo Marconi, che rivoluzionò le telecomunicazioni, per Federico Faggin, pioniere dell'informatica moderna, per l'avventura di Adriano Olivetti, esempio unico di fusione tra innovazione, tecnologia e visione sociale, e infine per Arduino, vero simbolo dell'hardware open source e di un nuovo approccio all'innovazione, accessibile e condivisa. Sono anche loro i protagonisti di Invenzione Capitale, storie, divisioni e successi. Se analizziamo le grandi innovazioni e le grandi rivoluzioni tecnologiche nella storia dell'umanità, ci appare evidente che il talento, la visione, la creatività e l'ingegno sono alla base delle grandi scoperte e delle grandi invenzioni. Ma altrettanto lo è il capitale. Spesso il combustibile, il driver che rende possibile la realizzazione concreta di queste idee, invenzioni e scoperte. Il capitale spesso funziona come un catalizzatore, trasformando le grandi idee e le buone intuizioni della storia in soluzioni scalabili, cioè che crescono progressivamente, applicabili e sostenibili a livello economico e industriale. Solo così, sostenute da risorse e investimenti, queste idee possono trasformarsi in prodotti e servizi capaci di cambiare il corso della storia. Senza il giusto sostegno finanziario, molte idee rivoluzionarie rischierebbero o avrebbero rischiato di rimanere confinate nei laboratori o, peggio, nella mente delle loro madri o dei loro padri, senza mai vedere la luce o avere un impatto sul mercato e sull'umanità. Vediamo di essere concreti. Sto parlando di sistemi di comunicazione che ci permettono di stare più vicini ai nostri cari, di mezzi di trasporto per viaggiare ed esplorare il mondo, di medicinali che ci curano sempre meglio e di molti altri prodotti o servizi che oggi ci rendono quello che siamo. Ma una cosa va chiarita da subito. Questo non significa che tutte le ricerche e tutte le idee debbano essere in diretta relazione con il capitale, con il mercato o con una contropartita economica. Per capire bene di cosa stiamo parlando, è cruciale distinguere tra due approcci diversi alla conoscenza e all'innovazione. Il primo, quello della ricerca pura, tipico delle università e del mondo accademico. Il secondo, quello della ricerca applicata, che caratterizza la ricerca e sviluppo nelle aziende. Partiamo dalla ricerca pura, che è orientata principalmente alla comprensione dei fenomeni, senza una necessaria e immediata applicazione pratica. Una società sana deve permettersi questo tipo di dinamica. I ricercatori e le ricercatrici universitarie e il mondo accademico in generale spesso sono motivati dalla curiosità intellettuale e dal desiderio di espandere i confini del sapere, producendo conoscenze che non hanno un ritorno economico immediato, ma che potrebbero servire come base per future innovazioni.
Questa conoscenza viene solitamente condivisa attraverso pubblicazioni scientifiche e conferenze, contribuendo alla crescita collettiva della conoscenza umana. Un esempio tipico è quello della fisica teorica, dell'astrofisica o della biologia molecolare, dove la ricerca fondamentale ha aperto la strada a sviluppi tecnologici che sono stati sfruttati solo dopo decenni. Qui il motore non è il reward economico, non si guardano i fatturati, le licenze o il valore dell'azione. Anche in questo mondo naturalmente esiste una ricompensa che, oltre alla soddisfazione di essere parte di un processo di crescita collettivo, è fatto per esempio di numero di citazioni dei propri articoli da parte dei colleghi, di premi come ad esempio il premio Nobel o della fama e del rispetto accademico. In questo mondo vige la condivisione dei risultati in modo aperto e accessibile, una delle caratteristiche fondamentali della ricerca pura, che si fonda sulla cooperazione e sulla diffusione libera del sapere. Dall'altra parte abbiamo un altro mondo, un mondo molto vicino, ma anche molto diverso da quello appena raccontato. È il mondo delle start-up, della ricerca e sviluppo aziendale, il mondo dei brevetti, della competizione, del mercato e dei prodotti e servizi. A occuparsi di questo processo di innovazione sono sempre scienziati e scienziate, ricercatrici e ricercatori, progettisti e progettiste, ma il loro obiettivo è diverso. Pur portando valore a tutti noi e allo sviluppo e il progresso della specie, hanno un obiettivo diverso, non solo l'accrescimento della conoscenza. Questo mondo è infatti focalizzato sull'applicazione pratica delle conoscenze per la creazione di prodotti e servizi che possano poi generare profitto. Le aziende investono in ricerca e sviluppo per risolvere problemi specifici e tradurre la conoscenza in un valore economico tangibile, protetto da brevetti e licenze che poi garantiscono esclusività e vantaggi competitivi sul mercato. Il brevetto, per esempio, rappresenta una forma di tutela della proprietà intellettuale che consente alle aziende di proteggere le proprie invenzioni per un periodo di tempo definito, stimolando così ulteriori investimenti in innovazione. Questa forma di conoscenza è considerata un asset strategico, poiché può essere utilizzata per la produzione diretta oppure concessa in licenza ad altre imprese. In questo podcast analizzeremo soprattutto questo processo di innovazione, perché è quello in più stretta relazione con il capitale, sia nella sua fase iniziale di startup che in quella più matura di scale up, ovvero di crescita, e poi successivamente di consolidamento industriale. Attenzione però, non dimentichiamo che anche la ricerca pura e l'accademia hanno bisogno di risorse economiche, ma queste di solito vengono erogate dagli stati, dai governi o dalle istituzioni come la Comunità Europea, con finanziamenti a pioggia o con piani specifici per sostenere linee di ricerca speciali. Insomma, tutta la ricerca non può fare a meno del capitale. Per avere una visione completa del mondo dell'innovazione, non possiamo dimenticare di parlare della cosiddetta quarta missione dell'università. La quarta missione comprende attività come la creazione di spin-off accademici e il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale per valorizzare i risultati della ricerca. Le università, grazie a politiche nazionali e programmi di supporto europei, incentivano sempre più la nascita di spin-off che trasformano le scoperte scientifiche in opportunità imprenditoriali, spesso sostenute da capitali di rischio. Un esempio significativo in Italia è quello di Tensive, un'azienda spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia che sviluppa biomateriali innovativi per la rigenerazione dei tessuti, oppure della M31 che opera nell'ambito delle tecnologie avanzate. Questi esempi mostrano come la collaborazione tra la ricerca accademica e il mondo imprenditoriale sia fondamentale per promuovere innovazioni capaci di migliorare la qualità della vita e di generare impatti economici rilevanti.
Ma è giunta l'ora di lasciare gli Atenei e tornare al mondo delle start-up e delle imprese. Tanti anni fa, quando ero un giovane curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e studiavo tutti i giorni la seconda rivoluzione industriale, trovai tra le fonti che consultavo quotidianamente il primo chiaro segnale che gli scienziati nelle università, alla Newton, alla Faraday, alla Maxwell, alla Galileo, alla Montalcini, erano fatti di una pasta diversa rispetto agli imprenditori di quegli stessi anni. Sentite cosa scriveva, per esempio, Thomas Alva Edison su Scientific America nel 1893. Non mi considero uno scienziato puro, come hanno affermato in molti. Non ricerco le leggi della natura e non ho fatto grandi scoperte. Non studio la scienza come hanno fatto Newton, Keplero e Faraday, solo allo scopo di imparare verità. Sono solo un inventore di professione. I miei studi, i miei esperimenti sono stati condotti allo scopo di inventare ciò che ha qualche utilità commerciale. Penso di poter essere definito un inventore scientifico. Questa citazione mi sembra illustrare perfettamente un nuovo trend che ancora oggi possiamo trovare nella nostra struttura sociale. Un'affermazione che sancisce la differenza tra ricerca pura, ricerca applicata e impresa innovativa. Edison si definisce come un inventore guidato da obiettivi pratici e commerciali, a differenza di scienziati come Newton o Faraday, il cui scopo primario era l'esplorazione della verità scientifica e la comprensione delle leggi fondamentali della natura. Un concetto simile è stato espresso anche dal nostro Guglielmo Marconi nel 1901, quando affermò durante un incontro della Society of Arts di Londra: un'impresa commerciale come quella per cui io lavoro non esiste soltanto per il progresso della scienza, bensì specialmente per assicurare un compenso economico a coloro i quali hanno sfidato rischi e compiuto sacrifici per aiutare a promuovere il lavoro sperimentale necessario. Anche questa affermazione di Marconi mette in evidenza il legame indissolubile tra innovazione, capitale e rischio imprenditoriale. Marconi riconosce il valore della scienza, ma sottolinea anche l'importanza di un ritorno economico per coloro che investono nelle nuove tecnologie. L'innovazione, quindi, non è soltanto una questione di progresso scientifico, ma anche una sfida imprenditoriale che richiede il supporto di investitori disposti a rischiare per trasformare idee pionieristiche in realtà commerciali. Di Guglielmo Marconi e della sua impresa commerciale parleremo nel nostro secondo episodio. Per non lasciare nessun dubbio, però, voglio ribadire che questo approccio non è sparito nei decenni. Per questo voglio inoltrarmi nel Novecento, fino ad arrivare alla storia e alla biografia di un imprenditore più contemporaneo, Bill Gates. Dopo aver fondato Microsoft, Bill Gates ha scoperto che alcuni hobbisti, che come lui amavano la nascente disciplina del coding e del software, stavano rubando programmi, diffondendoli nella community di appassionati. Scoperto il processo, Bill Gates scrisse una famosa lettera aperta, infuriato. Perché questo? La maggior parte degli hobbisti deve essere consapevole che molti di voi rubano il nostro software. L'hardware va pagato, ma il software sembra sia qualcosa da condividere. A chi gliene importa se le persone che ci hanno lavorato sopra vanno pagate? Questa citazione di Gates evidenzia una tensione ancora attuale tra la condivisione del sapere e la necessità di tutelare il valore economico del lavoro creativo. Gates sottolinea l'importanza di riconoscere il valore del software e del lavoro intellettuale, mettendo in discussione la percezione che il software debba essere necessariamente gratuito e accessibile a tutti.
Il suo punto di vista riflette l'evoluzione del concetto di proprietà intellettuale in un'epoca in cui il software stava diventando una componente cruciale dell'innovazione tecnologica. Come Edison e Marconi, Gates pone l'accento sulla necessità di garantire una remunerazione a chi investe tempo, risorse e competenze nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, ribadendo il ruolo del capitale come elemento essenziale per sostenere e incentivare l'innovazione. Invenzione Capitale è un viaggio che facciamo insieme per esplorare proprio questi temi. La sinergia tra capitale e ricerca, tra risorse economiche e progresso tecnologico, partendo dalla consapevolezza che l'innovazione non è soltanto il frutto di idee brillanti, ma anche di opportunità create grazie al supporto di investitori, governi, aziende e comunità. Innovare non significa soltanto avere un'intuizione straordinaria, ma anche disporre delle risorse economiche necessarie per trasformarla in una realtà concreta e impattante. Come scopriremo insieme, la storia ci offre numerosi esempi virtuosi di come grandi scoperte siano diventate realtà grazie a finanziamenti adeguati. Dalla prima rivoluzione industriale, con figure come James Watt, che riuscì a trovare investitori disposti a rischiare, fino alle start-up moderne, che prosperano grazie ai venture capital. Senza questi interventi, molti dei progressi tecnologici che oggi diamo per scontati non avrebbero mai visto la luce, o sicuramente non l'avrebbero vista nei tempi e nei modi che conosciamo, di fatto dettando il ritmo del progresso. L'interazione tra capitale e innovazione ha assunto diverse forme nel corso delle varie fasi storiche che analizzeremo insieme. Il coinvolgimento dello Stato e delle banche e degli investitori privati fu cruciale per sostenere progetti di ampia portata che richiedevano investimenti ingenti e una visione a lungo termine. Infine, comprendere la relazione tra capitale e idee che hanno cambiato il mondo significa anche riflettere su come possiamo creare oggi le condizioni per l'innovazione del futuro, in un contesto in cui la competizione è sempre più globale e la sostenibilità, sia economica che sociale, è diventata un requisito imprescindibile. In un mondo globalizzato e in una fase storica caratterizzata da sfide ambientali senza precedenti, è fondamentale capire come bilanciare il progresso tecnologico con la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile. La storia ci insegna che per avere successo l'innovazione deve essere supportata da un ecosistema integrato che includa capitale, infrastrutture, formazione e politiche pubbliche adeguate. L'auspicio è che questa nostra esplorazione che iniziamo insieme qui con Invenzione Capitale non solo offra una comprensione più approfondita del nostro passato, ma anche spunti utili per il presente e il futuro di chi oggi si trova di fronte alla sfida di innovare, aiutandolo a comprendere quali leve utilizzare e come costruire un percorso di successo in cui capitale e conoscenza lavorino in sinergia per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Invenzione Capitale, storie di visioni e successi, è un podcast scritto e condotto da me, Massimo Temporelli, supervisione editoriale Valeria Dalcore, producer Alessandra Bruno, brand integration Federico Facelli e Lara Melchionda, riprese e montaggio Daniele Dabrosca, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast per Intesa San Paolo.